I libri profetici della Bibbia sono rimasti a lungo avvolti nel mistero. Testi antichi, numeri criptati, immagini simboliche descrivono grandiosi eventi apocalittici che stanno per verificarsi. È davvero possibile comprendere quello che vogliono dire? Cos'è il marchio della bestia? Si tratta di un microchip messo sotto pelle, come dice qualcuno, oppure qualcosa di ancora più insidioso? E che dire dell'anticristo? Questo ministro nemico di Dio è già apparso oppure aspetta ancora nell'ombra? State per scoprire quello che la Bibbia dice davvero a proposito degli eventi finali della Terra. Seguitemi alla scoperta delle meravigliose verità che stanno dietro gli eventi finali della profezia biblica. E tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Ci sarà mai una fine del mondo? Se sì, quando? Questa è una delle domande più importanti e misteriose di tutti i tempi. Il profeta biblico Daniele predisse chiaramente che poco prima della fine del mondo saremo testimoni di un sorprendente aumento della conoscenza. Questa cosa è già accaduta? Pensa a come sono notevolmente cambiati i mezzi di trasporto negli ultimi tempi. Per 6.000 anni l'uomo non è riuscito a superare la velocità del cavallo. Adesso invece si fanno in pochi minuti viaggi che prima richiedevano mesi. In una sola generazione, la rivoluzione informatica ha apportato cambiamenti straordinari che i nostri antenati non avrebbero potuto neanche immaginare. Ma un'interpretazione ancora più accurata di questo versetto mostra che la conoscenza dei libri profetici sarebbe aumentata. E come predetto, anche questo è successo. Ma gli scritti di Daniele non sono gli unici nella Bibbia a parlare degli eventi degli ultimi giorni. Quali altre conoscenze potrebbero nascondersi all'interno delle sacre scritture? Or voi udirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Anche solo una rapida occhiata a questo mondo mostra che forze politiche e naturali hanno reso la Terra un posto sempre più pericoloso in cui vivere. Basti pensare che negli ultimi 100 anni l'umanità ha dovuto affrontare 2 guerre mondiali e numerosi altri conflitti, per non parlare della nascita del terrorismo internazionale. A questo aggiungete un forte aumento di disastri naturali come terremoti, incendi, inondazioni, tornado, temporali assassini e strane condizioni climatiche che continuano a seminare distruzione sul pianeta Terra. L'Apostolo Giovanni predisse che un altro segno degli ultimi tempi sarebbe stato l'abilità dell'uomo di distruggere il pianeta. In Apocalisse 11, versetto 18, dice che ci sarà un tempo in cui Dio distruggerà coloro che distruggono la Terra. Incredibile. È ovvio che questa profezia si è ampiamente adempiuta. Per secoli l'uomo ha saputo fare poco più che lanciare frecce infuocate o palle di cannone al suo nemico. Ora possediamo armi devastatrici in grado di estinguere rapidamente la vita su questo pianeta. Infatti anche Gesù predisse che se il suo ritorno fosse posticipato, nessuna carne si salverebbe. Cristo ci avvertì che avremmo dovuto affrontare questi pericoli, ma ci disse anche che sarebbero stati solo l'inizio della fine. È possibile che l'uomo possa fare qualcosa per dare inizio alla fine del mondo? Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale,
mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene. Chiunque abbia vissuto negli ultimi decenni non può negare la continua e spaventosa caduta della morale della società moderna. L'idea di comportamento accettabile è spinta sempre più all'estremo da una nuova generazione. Di conseguenza, quella successiva opera sotto uno standard morale più basso di quella precedente. E purtroppo, sembra non ci sia fine a questo andamento vergognoso. Ai giorni di Noè, il cronico decadimento morale condusse alla distruzione globale tramite un'inondazione. Al tempo di Lot, la perversione di Sodoma e Gomorra portò all'annientamento di queste città con fuoco venuto dal cielo. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il figliol dell'uomo sarà manifestato. E così oggi è possibile che la perversione e la sfrenata immoralità attirino ancora una volta un giudizio dal cielo? Oltre che il declino morale della società, la Bibbia parla anche di un forte aumento di spiritismo e occultismo, tipico degli ultimi giorni. Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. La pratica di comunicare con i morti, sempre vietata dalle scritture, sta entrando rapidamente anche in alcune chiese moderne. Programmi televisivi e film che parlano di stregoneria e occultismo sono diventati estremamente popolari, specialmente fra i giovani. Malgrado tutto questo spiritismo e quest'immoralità, la Bibbia ci insegna che dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Dunque la promessa di Gesù che poco prima del suo ritorno il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo è uno spiraglio di luce negli ultimi giorni. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Il compito di annunciare l'Evangelo ai quattro angoli della terra, che una volta sembrava insormontabile, ora sta diventando rapidamente una realtà. Attraverso missionari, libri, video, programmi satellitari e internet, l'evangelizzazione avanza velocemente in tutto il mondo. Il messaggio della salvezza non ha mai avuto una diffusione più estesa di oggi. La Bibbia rivela che stiamo senza dubbio vivendo gli ultimi giorni della terra. L'aumento della conoscenza, l'instabilità globale, il declino morale e l'esplosivo interesse per l'occulto testimoniano che la fine è vicina. Gli ultimi segni si stanno compiendo rapidamente. Ma c'è di più. La Bibbia ci dice anche che alla fine saranno queste forze opposte del bene e del male a portare il mondo alla battaglia di Armageddon. Ben presto una inattesa crisi globale ricoprirà l'intero pianeta degli eventi più terrificanti che il mondo abbia mai visto. Perché allora vi sarà una grande afflizione, tale che non v'è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Quale catastrofe darà inizio alla crisi finale e quando accadrà? Potrebbe essere un devastante atto di terrorismo? Un crollo economico internazionale? Potrebbe anche essere un terremoto, un asteroide o un altro cataclisma? Forse sarà una calamità chimica o una mortale piaga biologica? Potrebbe anche essere una combinazione di questi disastri? Ma anche se la Bibbia non rivela l'esatto evento critico, ci rivela però le scene drammatiche che seguiranno. Con la prossima sessione scoprirete qualcosa in più riguardo a questi incredibili eventi finali, eventi scioccanti che anche molti cristiani non sono preparati ad affrontare. Con l'inizio della grande tribolazione, i vari campi del mondo devono affrontare calamità sempre peggiori. Intanto i cristiani rimasti fedeli a Dio sperimentano una meravigliosa ondata di potenza proveniente dallo Spirito Santo.
E dopo queste cose vidi un altro angelo che scendeva dal cielo, quale aveva gran potestà, e la terra fu illuminata dalla sua gloria. Questo grande potere che illumina i figli di Dio è lo Spirito Santo. Con santo coraggio testimoniano per Dio, supplicando le chiese di correggersi ed esortando i perduti a cercare Dio. Restano saldi nella sua parola ed esortano tutti a pentirsi dei loro peccati e ad ubbidire ai comandamenti di Dio. Un'atmosfera di risveglio attraversa il mondo e lo Spirito Santo spinge pastori e membri di chiesa a lavorare con sincerità per la salvezza delle anime. Mentre il lavoro dello Spirito Santo si intensifica, le manifestazioni di occultismo aumentano. Demoni ingannevoli appaiono a molti, travestiti da persone care oramai morte o da personaggi biblici del passato. Le loro parole di pace e di speranza presentano dottrine che contengono errori sottili e pericolosi. La Bibbia ce ne mette in guardia, perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni. Come potete immaginare, queste manifestazioni sovrannaturali hanno un grande influsso sulla gente e solo in pochi sono disposti a confutarle. La famiglia e la Chiesa si sono rivelate incapaci di arginare la crescente marea di malvagità generale. Nel bel mezzo di questo caos politico, morale ed ambientale, la gente cerca disperatamente un modo efficace per frenare la crescente marea di immoralità universale. Capi religiosi e politici, esortati da cittadini sofferenti, chiedono misure legali più forti per tentare di ripristinare morale e pace sulla terra. Come risultato di queste pressioni devianti, il governo vara leggi che contrastano direttamente con la legge di Dio. Ma questa non è la prima volta nella storia che succede una cosa del genere. Ricorderete forse la storia di Daniele capitolo 3, quando il re babilonese Nabucodonosor ordinò a tutto il suo reame di prostrarsi e adorare l'enorme statua d'oro che aveva fatto forgiare. Tuttavia, tre giovani ebrei sapevano che quest'ordine era chiaramente in contrasto col secondo comandamento riguardante l'idolatria. Determinati a rimanere fedeli a Dio, rifiutarono di prostrarsi davanti alla statua. Il re si infuriò e ordinò di gettarli in una fornace ardente, ma Dio intervenne miracolosamente e salvò le loro vite. Poi c'è la storia di Daniele nella fossa dei leoni. Ricorderete che il re di Persia emanò una legge che impediva per 30 giorni di adorare qualsiasi dio al di fuori del re, ma Daniele sapeva che obbedire a questa legge significava violare il primo comandamento di Dio. Così continuò coraggiosamente a pregare il Signore quotidianamente e apertamente, pur sapendo di mettere a rischio la sua vita. I suoi nemici riferirono prontamente questa violazione al re, che fece gettare con riluttanza il suo fidato servitore nella fossa dei leoni. L'Apocalisse predice anche che negli ultimi tempi una forza malefica costringerà i governi del mondo a emanare leggi riguardo a come le persone dovranno adorare Dio. Apparentemente queste leggi sembreranno promuovere la moralità, ma in realtà prepareranno il mondo ad abbracciare il marchio della bestia e l'anticristo. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Durante questo periodo di crisi crescente, quando il mondo cerca disperatamente sollievo e stabilità globale, l'aiuto si presenta in una forma ancora più sorprendente. In varie località del mondo si sente gridare: Gesù è venuto, Gesù è ritornato. Un essere raggiante e carismatico appare dichiarando di essere il figlio di Dio. Un esercito di agenzie di stampa si raduna per vedere questa entità soprannaturale compiere miracoli. Lo sentono ripetere molte delle parole che Gesù pronunciò nelle scritture. Questo evento è trasmesso nel mondo via satellite e purtroppo milioni credono che la sua apparizione in televisione sia l'adempimento del versetto «Ogni occhio lo vedrà». Molte religioni aspettano con ansia un Redentore e questo essere abbagliante sembra essere la risposta alle loro preghiere. Ma la Bibbia ci avverte in Seconda Corinzi del fatto che Satana può trasformarsi anche in un angelo di luce. Purtroppo non è Gesù quello che le persone accolgono a braccia aperte, ma Satana che si maschera da figlio di Dio.
In questo modo il diavolo riesce a riunire gente in tutto il mondo e a rinforzare il suo falso sistema di adorazione. E così l'umanità riceve la più grande menzogna mai raccontata. Gli inganni di Satana si rivelano una forza potente e stimolante nel mondo. La maggior parte dei capi religiosi accetta il grande impostore insieme al falso sistema di adorazione che promuove. Mentre le calamità aumentano, i leader della Chiesa costringono il mondo ad aderire alle dottrine di questo falso messia, convinti di non avere più tempo. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Non tutti sono ingannati. Alcuni capiscono che la Bibbia ci ha avvertiti di questa grande menzogna e che lo scopo di questo falso messia è di allontanare le persone dai comandamenti di Dio. Ma questa non è la prima volta che Satana appare come angelo di luce. Quando Cristo fu tentato nel deserto, Satana gli apparve travestito da glorioso messaggero di Dio, ma il diavolo rivelò la sua vera identità quando spinse Gesù a disubbidire alla parola di Dio. E così, usando tattiche simili, cerca di convincere il mondo con l'inganno a infrangere la legge di Dio. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Il mondo è messo davanti a una scelta. Il falso Cristo e il conflitto globale dividono il mondo in due gruppi distinti. Quelli che seguono la Bibbia e quelli che seguono la bestia. L'ansia riempie i cuori delle persone. La religione è il tema principale nella mente di tutti. Nelle interviste televisive e radiofoniche, come nelle arringhe giudiziarie, i veri seguaci di Dio forniscono al cospetto dei leader di tutto il mondo motivazioni bibliche potenti ed eloquenti in opposizione al falso sistema di adorazione imposto alle masse. I comandamenti di Dio e ciò che costituisce la vera adorazione sono al centro di ogni discussione. Mossi dallo Spirito Santo e dai convincenti argomenti biblici dei servitori di Dio, migliaia in tutto il mondo abbandonano le loro comunità senza vita e prendono posizione con gli impopolari ma fedeli seguaci di Gesù. La domanda, dovremmo obbedire a Dio o all'uomo, seguire le tradizioni popolari o le scritture, separa il mondo intero in due gruppi. Da un lato ci sono coloro che ricevono il sigillo di Dio, dall'altro quelli che ricevono il marchio della bestia. Chi è ingiusto, sia ingiusto ancora, chi è contaminato, si contamini ancora, e chi è giusto, pratichi ancora la giustizia, e chi è santo, si santifichi ancora. Questo testo dell'Apocalisse ci rivela il prossimo evento, il momento in cui ogni uomo, donna e bambino prenderà la sua decisione finale, pro o contro Cristo. Dalla parte di Dio ci sono coloro che sono fedeli alla sua parola, nonostante l'intensa opposizione, dall'altra quelli che abbracciano le tradizioni religiose dell'uomo. Come ai giorni di Noè la porta dell'arca fu sigillata poco prima dell'inondazione, così la porta della misericordia è infine chiusa al mondo e la grazia di Dio non è più disponibile per i perduti. Il secondo ritorno di Cristo è imminente, ma il mondo deve prima sperimentare la più devastante serie di piaghe che si siano mai abbattute sull'umanità. E udii una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. La speranza che le cose migliorino si infrange mentre le ultime sette piaghe dell'Apocalisse cadono sul mondo in rapida successione. Questi sono i flagelli peggiori che l'umanità abbia mai visto e che mai si vedranno. La prima piaga è un'ulcera estremamente dolorosa e raccapricciante, che scoppia e causa sofferenze lancinanti ai perduti. Seguono rapidamente sei piaghe ancora peggiori.
Il mare e i fiumi si trasformeranno in sangue. Al sole è dato il potere di bruciare gli uomini con un intenso calore. Mentre le piaghe si susseguono, il terrore regna sulle persone in preda al panico. Durante questo periodo, alcuni dei salvati trovano riparo in luoghi deserti e lontani, sotto la protezione e le cure degli angeli di Dio. Altri vengono rinchiusi in prigioni solitarie, e se gli uomini sembrano essersene dimenticati, non sono però dimenticati da Dio. I fedeli all'Eterno sono protetti dalle piaghe, proprio come i figli di Israele furono preservati durante le piaghe che caddero in Egitto. In questo momento i fedeli affrontano un terribile esame di coscienza. Il loro unico pensiero è: siamo a posto con Dio? Infine trovano la serenità, confidando nelle sue promesse. E il dragone si adirò contro la donna, e andò a far guerra con le rimanenti della progenie d'essa, che serva i comandamenti di Dio e ritiene la testimonianza di Gesù. Persuasi dal falso Cristo, i miseri perduti credono che la loro unica speranza di sollievo dalle piaghe devastanti sia eliminare i loro oppositori. Così decidono di scovare e sterminare in un solo giorno il popolo di Dio, che caparbiamente si attiene alle scritture. Così sul campo di battaglia spirituale ci sono coloro che seguono le tradizioni degli uomini e adorano la bestia, schierati contro quelli che amano Gesù e obbediscono ai suoi comandamenti. È la battaglia finale di Armageddon. La pazienza di Dio per questo mondo malvagio si è esaurita ed è giunto il momento di intervenire a soccorrere i suoi figli fedeli. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Nell'ora più buia, la speranza a lungo attesa diventa finalmente realtà. Con voce possente, Dio dichiara: ecco lui. La voce tonante scuote i cieli. Poi c'è un gran terremoto che segnala l'avvicinarsi di una possente armata celeste. I figli di Dio, finora provati ed esausti, compaiono finalmente raggianti davanti ai loro oppressori, circondati da un arcobaleno. I loro volti risplendono, perché sanno che il loro Redentore sta arrivando per riportarli a casa con il suo immenso esercito di angeli. Ecco, egli viene con le nuvole, ed ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì. Amen. Questo non è un rapimento segreto come sostiene qualcuno. Ogni abitante della terra assiste personalmente a questo evento meraviglioso e molti ne sono terrorizzati. I malvagi fuggono disperati verso rocce e caverne, cercando invano di nascondersi dal Santo Re che si avvicina. E come promise Gesù, gli uomini malvagi che ebbero un ruolo importante nel processarlo e crocifiggerlo sono riportati alla vita per vederlo tornare fra nuvole di gloria. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Da cielo si sente suonare una tromba squillante e la voce possente del Salvatore chiama i santi che si sono addormentati durante i secoli dicendo: svegliatevi. Da ogni angolo della terra si desta un grande esercito di santi, sorti dai propri letti polverosi. I loro corpi sono giovani, immortali e rivestiti di gloria, senza tracce di malattia né deformità. Poi anche quelli che hanno vissuto il periodo della tribolazione sono trasformati. In un istante vengono loro donati nuovi corpi bellissimi e immortali. Spaventati, malvagi, guardano con angoscia questa visione sorprendente. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore.
Con il mondo in agitazione sotto di loro, i redenti si innalzano in volo oltre la distruzione, incontrano il Salvatore nell'aria tra nubi di angeli. Dolore, peccato e sofferenza sono oramai lontani. Il velo che li separava dal nostro Signore è stato rimosso per sempre, e ora contemplano il loro Dio e i suoi angeli celesti faccia a faccia. In quel giorno, gli uccisi dall'Eterno copriranno la terra dall'una all'altra estremità di essa, e non saranno rimpianti, né raccolti, né seppelliti, serviranno di letame sulla faccia del suolo. Durante la seconda venuta, sul pianeta regna il caos. In mezzo a demoni scatenati, la terra trema, gli oceani ribolliscono, le isole scompaiono, e furibonde nuvole nere colpiscono la terra con forti grandinate. I malvagi che riescono a sopravvivere a queste catastrofi vengono distrutti dalla luminosità della presenza del Signore. I loro corpi giacciono sparpagliati sulla faccia del pianeta devastato. Per la prima volta dalla sua creazione, la Terra è completamente priva di ogni forma di vita. Solo Satana e i suoi angeli caduti vengono lasciati a contemplare i risultati della loro ribellione. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano, ed egli afferrò Satana e lo legò per 1000 anni. Circondati dal mondo che hanno rovinato, Satana e i suoi angeli sono bloccati sulla terra per 1000 anni, imprigionati in questo buio, desolato e orrendo pianeta. Solo con i suoi demoni, Satana deve soltanto aspettare e ponderare la sua futura punizione. Ovunque guardi, vede città devastate, foreste bruciate e ossa secche, tutti i terribili risultati della sua guerra contro il cielo. Confinato in un immenso pozzo senza fondo, con nessuno da tentare o manipolare, egli è ormai solo e infelice. Poi vidi dei troni, e a coloro che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare, ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Mentre Satana è lasciato a contemplare il suo destino, i redenti godono le indescrivibili glorie del cielo. Tutti incontrano il proprio angelo custode, che risponde alle domande di ognuno sulla vita terrena. Poi Dio li invita a partecipare come giudici ad un ultimo atto di rivelazione e mostra loro tutti gli archivi dei dannati. I salvati ora hanno l'opportunità di scoprire le ragioni per le quali dal cielo mancano alcune persone che invece si aspettavano di trovare. I pensieri nascosti dei perduti vengono rivelati e rimuovendo il velo si scoprono le battaglie spirituali che sono state combattute per ogni anima. Anche le azioni e le ragioni degli angeli caduti vengono palesate. La trasparenza e l'apertura del carattere di Dio in questa situazione sono straordinarie. Come Paolo predisse in 1 Corinzi capitolo 6 versetto 2, i salvati partecipano al giudizio dei malvagi. Prima che un solo peccatore riceva la punizione finale, le sue azioni sono attentamente esaminate da altri uomini che conoscono e capiscono le lotte della vita sulla terra. Tutte le parole e gli atti dei peccatori sono confrontati con la parola di Dio. La giustizia delle loro sentenze è riconosciuta e il grado della condanna determinato. Infine, al termine dei 1000 anni, Gesù e i redenti si preparano a ritornare sulla terra. È giunto il momento per Satana, per i suoi angeli e i perduti di affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Presto il giusto erediterà la terra. Ma Dio deve prima portare a termine la fase finale del suo giudizio e depurare l'universo dal peccato.
poi io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Dopo questo sabato millenario in cielo, Cristo e i salvati ritornano sulla terra con la nuova Gerusalemme. Appena la città si avvicina al pianeta desolato, Gesù ordina ai peccatori morti di risorgere dalle loro tombe polverose. La sua parola raccoglie i peccatori di ogni tempo e di ogni luogo davanti a Dio. I perduti sono risuscitati con gli stessi corpi mortali che possedevano prima della morte. Gesù discende dal cielo e i suoi piedi toccano il Monte degli Ulivi. Un tremendo terremoto divide la montagna e la trasforma in una grande pianura. Poi, la nuova Gerusalemme, la grande città di Dio, discende dal cielo e le sue fondamenta si posano sulla distesa che Gesù ha preparato. E quando i mille anni saranno compiti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni, per adunarle per la battaglia. Satana riesce incredibilmente a ingannare i suoi seguaci un'ultima volta e li riunisce per prendere con la forza la città santa. Generali e militari di ogni epoca mettono insieme le proprie capacità per prepararsi a quella che sembra essere una battaglia epica. Ma così facendo, i perduti rivelano di non essere cambiati. Se fosse possibile, strapperebbero Dio dal suo trono e si impadronirebbero della santa città con la forza. Non hanno capito che la loro inutile guerra è persa ancora prima di iniziare. Il giorno del giudizio è arrivato. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, e i libri furono aperti, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. Improvvisamente sulla città appare il Signore sul suo trono glorioso. Tutti i deboli piani di guerra del malvagio vengono immediatamente arrestati. Fissando il volto di Dio, i perduti si rendono conto con dolore di ogni peccato commesso. Si ricordano di ogni volta che hanno messo a tacere la loro coscienza, di ogni volta che hanno ignorato le suppliche dello Spirito Santo. Alcuni si erano addormentati convinti di essere riusciti a nascondere a tutti omicidi, crimini e vizi. Con vergogna sperimentano in prima persona le parole di Gesù che si trovano in Luca 12. Non v'è niente di coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad essere conosciuto. Appena viene loro mostrato un chiaro panorama delle loro vite, ogni anima perduta capisce chiaramente di aver respinto la salvezza di propria spontanea volontà. Purtroppo non condivideranno mai la pace e la gioia di coloro che vivono nella città. Il sentimento di totale disperazione che li strugge è indescrivibile. I ribelli non possono negare la giustizia di Dio dichiarandosi colpevoli. All'unisono gridano: giustizia e verità sono le tue vie, tu re dei santi, e cadendo prostrati adorano il principe della vita. E salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città di Leta, ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. È infine giunto il momento per i perduti di affrontare le conseguenze irreversibili delle proprie azioni. Senza preavviso, fuoco e zolfo scendono dal cielo. La terra si smembra e il fuoco divampa dalle sottostanti caverne che bruciano. E mentre questo inferno sommerge i malvagi, i giusti rimangono sani e salvi dentro i cancelli della nuova Gerusalemme. Ogni peccatore è punito per quello che ha fatto. Quelli con pochi peccati vengono distrutti rapidamente, mentre quelli che sono colpevoli di orribili delitti contro l'umanità soffrono più a lungo. E Satana, l'istigatore di tutti i mali, sarà obbligato a soffrire di più. La punizione del maligno è un atto doloroso per Dio, ma è la sua giustizia a richiederla. Il salario del peccato è la morte.
Sulla croce, Gesù soffrì questa punizione al posto di coloro che avrebbero accettato il suo sacrificio. Ma sfortunatamente, i perduti hanno rifiutato questo dono e devono pagare da soli il terribile prezzo del peccato. Poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace, e tutti i superbi e chiunque opera impiamente saranno come stoppia, saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi. E mentre le ultime ceneri ardenti si raffreddano, i cittadini dell'universo innalzano un canto lodando il Dio, poiché il regno del terrore di Satana è finito per sempre. Con la pace del cosmo assicurata per l'eternità, Dio ora volge la sua attenzione alla creazione di un nuovo cielo e di una nuova terra. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati. Dopo che la terra è stata purificata dal fuoco, Dio riprende il suo meraviglioso lavoro di ricreazione. Col solo potere della sua parola, la terra è riportata alla sua bellezza edenica originale. Parla e un tappeto di ricca e lussureggiante vegetazione ricopre il pianeta. Al suo comando, terra e acqua abbondano nuovamente di vita. Un insieme di innumerevoli e magnifiche creature di ogni genere esplora tranquillamente il nuovo paradiso. L'atmosfera corroborante è pura e dolce. La terra diventa una grande vetrina di creativo splendore. E Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. L'universo è finalmente al sicuro. Con la nuova Gerusalemme come loro capitale, tutte le creature si rallegrano sotto l'amorevole dominio di Dio. Quelli che sono stati salvati dalla distruzione eterna condividono un legame speciale con il loro creatore che nessun altro essere celeste può comprendere. Ma sebbene peccato e peccatori siano stati distrutti per sempre, una traccia della grande ribellione rimane ancora. Che cosa è successo alla tua mano? Sono le cicatrici sulle mani, sui piedi e sul fianco di Gesù. Ogni giorno l'eternità scorre tranquilla e i ricordi tristi e dolorosi scompaiono nello splendore della gloria dei cieli. Non più limitati ad una breve vita, gli immortali figli di Dio ora sono liberi di realizzare le loro più alte ambizioni. La ricerca illimitata di nuove conoscenze rinvigorisce e stimola la mente. I salvati sono liberi di esplorare le meraviglie dell'infinito universo di Dio, senza più confini terrestri. Il cielo è un luogo di perfetta pace e armonia, dove l'amore per Dio e gli altri riempie ogni cuore. La Bibbia dice che questo regno imminente potrà essere la tua casa per sempre. Gesù si è sacrificato sulla croce per offrirti il perdono e la vittoria sul peccato. Egli vuole condividere con te questa terra rigenerata più di ogni altra cosa, ma anche se è ansioso di salvarti, non può importi con la forza questo dono gratuito. Sta a te scegliere se accettarlo. Non vuoi donarti a lui oggi stesso? Chiediglielo ora, ed egli entrerà nel tuo cuore.